Per l'Inter la trasferta di Lecce era agevole sulla carta, ma dal punto di vista psicologico nascondeva mille insidie. Era indubbiamente un Inter d'emergenza quella che si esibiva in Puglia, ma quale sarebbe stata la reazione del popolo nerazzurro se l'Inter non avesse conquistato i due punti contro l'ultima in classifica? Il Lecce, ben impostato dall'ex Marchesi nella fascia centrale, pressando, lottando con ardore, ha messo in difficoltà l'avversario privo di un incontrista come Manicone. Il 19enne esordiente Rossi, libero Battistini, riportato al suo antico ruolo di centrocampista, due rifinitori come Dell'Anno e Shalimov, non garantivano sufficiente filtro. Bagnoli considera queste disquisizioni molto sottili, a lui interessava soltanto vincere. Non era facile venire qua e dire devo andare a Lecce a vincere e vincere, perciò con tutto rispetto per tutto quello che può dire la critica, io questa vittoria qua dico che ha ha tanti meriti. Il Lecce dopo 3 minuti ha dovuto rivedere l'assetto tattico, Verga si è fatto male. La squadra pugliese ha confezionato proiezioni efficaci, ma su un infortunio difensivo ha dovuto subire la rete di Bergkamp. Un gol troppo facile da realizzare per il fuoriclasse olandese, che però si è visto pochino. Nella ripresa Bagnoli ha evidentemente chiesto a Dell'Anno e Shalimov maggiore predisposizione al sacrificio agonistico. Specie Dell'Anno si è impegnato in un lavoro oscuro, ricevendo i complimenti del capitano Bergomi. Io devo fare un plauso a Dell'Anno perché si sta sacrificando. Anche oggi con Gerson l'ha marcato, l'ha contrastato e ha corso tantissimo. A lui che è un giocatore che è sempre abituato a giocare dietro le punte, ecco. Il Lecce, che ha qualcosa da ridire per questo intervento di Dell'Anno su Gerson, ha accentuato la spinta offensiva lasciando ampi spazi agli avversari. A 7 minuti dalla fine Shalimov è tornato ad essere lo zar ammirato 2 stagioni or sono a Foggia. Un gran tiro di destro che ha sorpreso Gatta. Partita archiviata e pensiero rivolto al Norwich e alla Sampdoria? No, perché l'Inter ha trovato il tempo per segnare un'altra rete, firmata ancora dal russo. Difficile dire se la palla ha varcato o meno la linea di porta. L'arbitro, su segnalazione del suo collaboratore, ha concesso la rete. Inutile il gol di Notari Stefano. L'allenatore Marchesi ha rimediato la 3ª sconfitta della sua gestione. Fino a quando abbiamo subito il secondo gol, pensavamo sempre di poterla rimediare. E c'è stato qualche infortunio sia sul primo sia sul secondo gol. La squadra ha giocato bene e pensavamo di ottenere un risultato positivo. Al di là dell'infortunio di Verga che ci ha scombussolato un po' subito i piani in partenza. Adesso 2 partite di grosso livello, Norwich e Sampdoria. Sì, Norwich, anche se abbiamo vinto 1-0 là, in casa loro è una partita difficile perché loro hanno fatto i migliori risultati, li hanno fatti fuori casa. Vengono da un pareggio esaltante a Manchester contro United, quindi dovremmo stare molto attenti. E poi domenica la Sampdoria. Contro la Sampdoria, se vogliamo rincorrere quelle che ci stanno davanti, dobbiamo assolutamente fare risultati.